Il giorno che ho cominciato a camminare, ho scoperto che la vita non era fatta di orari prestabiliti, scrivanie, rigidità, ripetizioni di gesti e noiose abitudini. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo topic di biblioteca. Come vedete dal titolo, oggi vi parlo del libro Io cammino da sola di Alessandra Beltrame. Era nella mia lista dei libri da leggere da un po', visto che l'autrice è friulana, e quando Marika di My Life in Track l'ha scelto come lettura del mese di luglio su Instagram, non ho potuto far altro che aggregarmi, quindi vi sto portando questo video. Io peraltro non l'ho letto, devo essere sincera, l'ho ascoltato perché da un po' di tempo mi sono appassionata agli audiolibri, che mi permettono peraltro di sfruttare i cosiddetti tempi morti, diciamo così, quando sto facendo altro. Quindi ho le mani impegnate, ma ho la mente libera e quindi posso comunque essere concentrata sull'ascolto appunto di un audiolibro o di un podcast. Ma torniamo al libro in sé, si tratta di un libro autobiografico che ruota intorno alla scelta dell'autrice di mollare il cosiddetto posto fisso per mettersi in cammino. Il libro è nato dal quaderno di appunti presi lungo la via Francigena, percorsa peraltro in inverno, quindi che rende un pochino più difficile il cammino, ed è anche ricco di flashback come quello legato al ricordo del terremoto del 76. Io devo ammettere che pur non essendo una camminatrice, infatti non ho mai percorso grossi cammini, nemmeno fatto grossi trekking, mi sono ritrovata molto nelle parole dell'autrice e ammetto anche di aver fatto un po' di fatica a scegliere quella che è stata la frase significativa da mettere all'inizio del video. Ho apprezzato molto anche la divisione in capitoli piuttosto brevi, ascoltando l'audiolibro erano intorno ai 5-7 minuti, per cui sono ottimi anche se uno vuole leggerlo come se fossero delle piccole pillole durante la giornata, per esempio. Per cui che siate o meno dei camminatori, non posso far altro che consigliarvi la lettura di questo libro. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto, potete lasciare un like, commentate facendomi sapere se avete già letto questo libro o se vi ho convinto a leggerlo. Se non siete iscritti, iscrivetevi attivando anche la campanella per ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Qui sotto in descrizione, oltre ai link per seguirmi sui social, trovate il link al video che ha realizzato già Marika di My Life in Track, più i link Amazon, sia per il libro cartaceo che per la versione ebook. Poi da lì troverete anche la versione audiolibro se volete appunto ascoltarlo come ho fatto io. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!